voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. È tornata a trovarci in studio Morena Pavei, presidente dell'Associazione Pollicino di Belluno, che saluto e ringrazio. Grazie, è sempre un piacere essere qua. Grazie Presidente, ricordiamo quindi l'Associazione Pollicino, una realtà preziosa che opera a favore dei bambini in grave difficoltà che si trovano a Petroșani, in Romania, città gemellata con il comune di Ponte nelle Alpi e che da tanti anni proprio fa della solidarietà, dell'impegno verso i più piccoli la sua missione. Siamo ad una ripartenza, Presidente, dopo un periodo di grandi difficoltà a causa della pandemia, insomma si inizia ad intravedere un po' quella luce, no? In fondo al tunnel. Parliamo proprio di una ripartenza, e di un ritrovarsi. Di fatto domenica 30 finalmente riusciamo ad andare in casa Pollicino. È un anno e mezzo che noi volontari manchiamo, diciamo, dalla nostra casa ed è una mancanza che è stata una sofferenza per tutti noi che siamo abituati ad essere là, non dico tutti i mesi, ma quasi. Quindi si parte e nella settimana in cui ci fermeremo in casa Pollicino avremo modo, beh, innanzitutto di stare con i nostri bambini, di coccolare un po' le nostre dipendenti, perché neanche loro sono abituate ad un'assenza così lunga, così prolungata. E poi ci sono anche molte cose da fare burocratiche che ferme da molto tempo. Bisogna riallacciare quei fili, no? Del discorso che si erano un pochino fermati. E sì. qual è un pochino, Presidente, voi comunque siete sempre rimasti in contatto telefonicamente con l'utilizzo delle nuove tecnologie, ovviamente in tutto questo tempo di pandemia. Qual è un pochino la situazione attuale che c'è adesso a Petroșani, anche dal punto di vista sanitario? In città la situazione è simile alla nostra, diciamo che anche loro stanno ripartendo, hanno iniziato le vaccinazioni e proprio ieri la Florentina, la nostra direttrice, ci diceva che sono in zona verde, loro la chiamano zona verde, quindi diciamo ormai sono fuori anche loro da questa pandemia. Adesso di fatto il monitoraggio in città non è il monitoraggio che abbiamo noi a Belluno, quindi di fatto non si sa bene quanti casi ci siano stati, se ce ne sono ancora, però insomma io ho visto la Florentina molto, molto serena e felice di accoglierci. Di fatto la casa ha subito degli arresti forzati ovviamente di un paio di mesi. Poi è sempre ripartita in maniera del tutto normale, del tutto tranquilla, con tutte le precauzioni. Quello che viene fatto qua, che è stato fatto qua all'interno delle strutture per bambini, è stato fatto anche là. Quindi diciamo l'attività adesso ha ripreso in maniera del tutto regolare o quasi regolare. Ricordo che la nostra struttura, il nostro centro diurno è un centro molto importante, è un centro di grande riferimento per la città, anche perché è l'unico che offre un servizio a 360 gradi per i bambini e per i ragazzi del tutto gratuito. Ecco, ci ricorda Presidente, mentre vediamo anche le immagini del documentario I mattoni del futuro realizzato dalla nostra emittente, ancora due anni fa, diciamo, no? Più o meno il periodo era quello, prima comunque della pandemia. Rivediamo alcune di queste bellissime immagini che testimoniano proprio l'attività che svolgete quotidianamente a casa Pollicino. Ci ricorda un pochino appunto i servizi, Presidente? I servizi, come dicevo prima, sono proprio a 360 gradi. Praticamente i bambini vivono una giornata serena in una casa luminosa con tutte le attenzioni che tutti i bambini del mondo dovrebbero avere e che purtroppo invece non hanno. Quindi viene garantito il pasto caldo, viene garantita la colazione e la merenda in modo tale che quando escono dalla casa alle 4:30 siano a posto anche per la cena, spesso e volentieri. Hanno un'assistenza sanitaria, quindi c'è una pulizia giornaliera, una doccia per tutti i bambini, cambio degli indumenti se c'è bisogno. Abbiamo una lavanderia interna nostra che funziona molto bene, quindi diciamo che dal punto di vista igienico i bambini ricevono un'assistenza giornaliera molto importante.
un'assistenza anche scolastica, perché molti abbiamo avuto molti casi di reinserimento scolastico, quindi bambini magari che non andavano a scuola e che grazie alla nostra casa hanno avuto modo di fare un percorso di essere reinseriti. Alcuni invece vanno a scuola al mattino e poi arrivano nella fascia pranzo, mangiano e hanno l'assistenza scolastica dei compiti. Vogliamo ricordare anche quali sono i bambini, infatti, che vengono accolti all'interno della vostra struttura? Abbiamo, diciamo, più fasce, innanzitutto più fasce di età, perché andiamo dai 2 anni ai 37 anni della Lore. La Lore è una delle ragazzine affette da sindrome Down, che è una delle prime ragazzine entrate in Casa Pollicino. Adesso, ecco, apro una parentesi, queste ragazzine attualmente non frequentano la casa, perché sono affette da delle gravi patologie molto delicate, quindi per una forma proprio di attenzione nei loro confronti vengono tenute dalle mamme, quindi vengono tenute nelle loro case. E diciamo che questa è la fascia anche meno bisognosa, tra virgolette, perché comunque sono delle ragazzine. 37 anni la Lore, quindi insomma, sono delle bambine che hanno alle spalle una famiglia che comunque le accudisce, che comunque le guarda e che presta molto attenzione. Abbiamo una fascia di bambini molto piccoli, normali, diciamo, che soffrono comunque di un disagio sociale, un disagio economico e che quindi noi offriamo un'assistenza, come dicevo prima, su più campi, su più settori. Abbiamo un'altra fascia di bambini, ragazzini che soffrono di patologie diverse dalle più svariate. Adesso abbiamo per esempio 4-5 bambini autistici. Un paio d'anni che li abbiamo, che prima non c'era mai successo. Abbiamo magari delle patologie gravi, delle malformazioni. Diciamo c'è un po' di tutto. La nostra casa, le porte, come diciamo sempre, è una casa magica, le porte aperte, chi ha bisogno entra. Abbiamo messo uno stop un paio d'anni fa perché la nostra Florentina, appunto, la nostra direttrice, ha un cuore grande, la mamma di tutti, però non dice di no a nessuno, quindi abbiamo dovuto mettere uno stop anche perché la nostra casa non è che possa accogliere più di tot bambini, diciamo che i 90 bambini dai 70 ai 90 che si aggirano solitamente nel corso dell'anno sono già tanti. Quindi le varie patologie sono queste. Ecco, diciamo in questo periodo di pandemia comunque c'è stato sempre un contatto, un'assistenza anche da distante alla casa e due sono in particolare i progetti che si sono portati a casa proprio. Certamente sì, allora il nostro filo con Casa Pollicino non si è mai spezzato, nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto superare, no? In questo anno e mezzo. C'è un filo che è proprio d'acciaio, direi, non si spezzerà mai. Ecco. Quindi l'attenzione c'è sempre stata, non c'è stata la presenza, però settimanalmente ci sono stati collegamenti. E abbiamo cercato di sopperire ai vari bisogni del momento anche da lontano. Siamo riusciti a realizzare due progetti che erano in itere da parecchio tempo, però le priorità sono sempre tante, quindi insomma le avevamo messi un po' nel cassetto, il cassetto aperto con la pandemia e quindi siamo riusciti a realizzare in gennaio e vista l'emergenza il bisogno attuale, siamo riusciti appunto a realizzare un'aula informatica con 6 postazioni, computer nuovi, questo per garantire ai nostri bambini la didattica a distanza, la DAD, la famosa E DAD. sappiamo appunto quanto importante la pandemia ci ha insegnato Ecco. l'utilizzo ancor più, no, dei mezzi Esatto, tecnologici anche esatto. per lo studio, il lavoro e quant'altro. Certo, quindi insomma piccoli gruppi, a gruppi di 6, i bambini si sono alternati, hanno potuto continuare, diciamo, l'attività scolastica da Casa Pollicino. Questo è un bellissimo progetto perché nel momento in cui la DAD non sarà più necessaria,
andremo a potenziare, diciamo, quella conoscenza informatica che è fondamentale per i ragazzi al giorno d'oggi. Certo. Quindi. Il secondo progetto? Il secondo progetto è la macchina, un'auto nuova. Ormai la nostra Citra era fuori uso, siamo riusciti a spedire con la Bisarca un'auto, una 7 posti, che andrà a sostituire la vecchia C3 e ad alleggerire un po' il peso del nostro pulmino che giornalmente fa tantissimi chilometri in strade orribili. Senta, quali saranno, Pavei, i prossimi appuntamenti per l'associazione? Allora, si parla di ripartenze, quindi insomma sappiamo che anche in questo caso le iniziative non mancano. Certo. Parliamo proprio di ripartenza, di ritrovarci e nella parola ritrovarci mettiamo il primo appuntamento dopo tanto tempo il 26 giugno nella struttura di Pianlonghi, l'abbiamo già fatto anche l'anno scorso, cioè è andato molto bene perché la struttura si presta, abbiamo un sacco di verde. Andremo a, tra virgolette, fare la nostra assemblea annuale, quindi bilancio, approvazione, eccetera, ma soprattutto sarà proprio una festa. Non posso svelare proprio tutto, ma sarà veramente una festa di ripartenza dove tutti i nostri volontari stanno pensando di organizzare qualcosa, qualche attività. Quindi parliamo di una giornata all'aperto, forse di un picnic, quindi vediamo. Nel rispetto appunto dei protocolli di sicurezza con distanziamento e quant'altro, però insomma c'è voglia davvero c'è voglia di ritrovarsi, di stare assieme, anche perché una delle caratteristiche secondo me molto belle della nostra associazione è che siamo sempre stati una grande famiglia e tutto quello che abbiamo fatto assieme, dalle manifestazioni piccole o grandi che siano, l'abbiamo sempre fatto in un clima gioioso, spensierato, in un clima sereno. E quindi dobbiamo riappropriarci di questo perché purtroppo è tanto tempo che siamo fermi. Quindi anche i contatti, no? Se non ci si vede poi è anche difficile ripartire, ma noi ripartiremo. Un'ultima domanda, Presidente. Ovviamente tutte queste progettualità, l'impegno, la dedizione che porta avanti Casa Pollicino, l'Associazione Pollicino a favore proprio della casa, si nutre, no, di quella che è anche la solidarietà dei bellunesi, sia dal punto di vista economico, ma poi dalle ore che gratuitamente ognuno dona all'Associazione. Fra gli elementi centrali che vi caratterizzano vi è l'Officina Pollicino. L'Officina, diciamo che non si è mai fermata, ha sofferto meno di tutti di questa pandemia, di questo anno di diciamo, non lavoro, ecco, forzato. E quindi è quella che ha sempre continuato a lavorare, le ragazze dell'Officina, ragazze tra virgolette, perché insomma non sono giovanissime, le ragazze dell'Officina hanno continuato a pensare a cose nuove, fare delle ricerche sui tessuti, confezionare e quindi adesso abbiamo delle cosine veramente carine in Officina e hanno potenziato, diciamo, in questo periodo anche la parte della bomboniera solidale e diciamo che questo sta portando i suoi frutti perché abbiamo avuto parecchie ordinazioni in questo periodo, quindi una cosa bella. L'Officina non si è mai fermata. Certo. Ma neanche il lavoro in ufficio si è mai fermato, quindi diciamo che noi siamo sempre attivi, anche se solo mentalmente siamo sempre attivi e siamo molto fortunati perché siamo un gruppo di volontari che non si stanca mai, anche dopo tanto tempo, ma soprattutto abbiamo un bel sostegno dai bellunesi che ci hanno creduto quasi 20 anni fa, ci hanno seguito e ancora ci seguono, quindi direi che questa è la cosa più bella per un'associazione. Grazie Presidente, allora io le auguro ovviamente buon viaggio per la partenza imminente di domenica, ci Grazie. Ritroveremo poi per raccontare, no, quello che certo sarà che appunto sì. Questo ritorno importante. Molto emozionata di questo viaggio, la vediamo, di questo vediamo ritorno. I suoi occhi, vediamo proprio la luce sì, che ci rende davvero orgogliosi. Grazie davvero Presidente e Grazie ci ritroviamo presto. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.